Allora, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi voglio vloggare. In realtà credo che vloggerò oggi e domani perché ho un sacco di cose da dirvi. Mi sono appena svegliata e quindi sono senza trucco. E vi volevo dire, innanzitutto vi parlerò del nostro viaggio. Meta del nostro viaggio decisa. Per quanto riguarda la casa, nel frattempo io faccio colazione, poiché mi rompo proprio di mettermi a fare i pancake, le robe, lo yogurt non mi va perché da un po' di giorni che c'è un po' di acidosi la mattina e non ce la faccio. E allora mangerò una mitica barretta. Io le amo queste qua. Allora, ragazze, se come me ci tenete alla linea, però anche al gusto, questa è una buona soluzione per voi perché le potete mangiare a colazione, hanno tutto, hanno i carboidrati, hanno le proteine, sono ricchi di proteine e quindi avete anche la base proteica che molto spesso al mattino magari ti mangi biscotti e latte, non hai mangiato le proteine, quindi io vi consiglio di prendere questa qua che poi è buonissima. Ragazzi, io davvero non so quale scegliere perché le amo tutte, le mangerei tutte ogni volta. E poi ho queste qua che sono le nuove protein ball. Sono troppo buone, ragazze, le dovete troppo provare. Alla fine ho scelto questa qua soft caramel che vi giuro è con il caramello, quindi è buonissima. E vi dicevo, queste sono le barrette di nuova generazione, quelle nuove di Food Spring. Guardate, che sembra proprio di mangiarsi una barretta al cioccolato di quelle là non fit. Quindi, se voi volete iniziare la dieta, se voi volete iniziare a mangiare sano, però non vi piace ancora il gusto del fit, perché alcune cose sono un po' strane, queste vi piaceranno sicuramente perché veramente sono buonissime. E mi sembra di mangiare una barretta al cioccolato, invece state mangiando un prodotto dietetico ricco di proteine, quindi ottimo. Colazione perfetta con questa, oppure ad esempio merenda pre-workout, a volte io prima di andarmi a allenare la mangio ed è buonissima. Ma vai dentro. Troppo buona. Oppure, visto che in tante mi chiedete sempre consigli per stare in forma, eccetera, vi consiglio anche questo qua, che è sempre un prodotto nuovo di Food Spring, che è lo Shape Shake al cioccolato. È buonissimo, veramente sa di cioccolato. Basta che ci unite un po' di latte e vi viene tipo un milkshake, appunto Shape Shake al cioccolato. Ve lo potete portare anche dietro. Ed è ottimo, ad esempio, anche come spezzafame, come spuntino. È povero di carboidrati e ricco di proteine. In più, se vi viene voglia di dolce, ad esempio a mezza mattinata, vorreste prendervi una merendina, voi fate questo qua, lo bevete, è buonissimo. Sembra proprio di bere frullato al cioccolato e vi accelera il metabolismo. Questi prodotti Food Spring, ragazze, per me sono i migliori, io ve li consiglio. E vi lascio il mio codice sconto, che so che in tante ne approfittate. Fate in fretta, è ancora attivo ed è CarlitaYT. Con questo codice sconto avrete uno sconto su tutto il sito Food Spring. Io vi consiglio di guardare anche le novità. Le barrette sono tre gusti, tutti e tre buoni. Questo è ottimo e vi aiuta a stare in forma. Eccole qua, le palline che le volevo provare con voi. Sono proprio delle palline e sono ricche di frutta secca e quindi molto molto proteiche. Hanno 20 grammi di proteine. Sono buone. Succhiate. Quindi magari voi ve le potete portare dietro come merenda. E mangiate questi snack mezza mattina. Vi spezzano la fame, sono sane, fanno bene, sono buoni. Quindi andate su Food Spring e fate acquisti con il mio codice sconto, ragazzi, sono ottimi i prodotti. Comunque mi finisco la mia barretta. Invece, per quanto riguarda la casa, abbiamo avuto un piccolo imprevisto. Dopo, quando viene Dario, vi dico anche dove andremo in viaggio e tutto per la casa, perché tanti mi chiedete. Ragazze, purtroppo abbiamo avuto un piccolo imprevisto, quindi si tarderà un po' il trasferimento della nuova casa,
diciamo, siamo un po' afflitti da questa cosa, però ce la stiamo facendo da soli soprattutto, e siamo sicuri che il nostro amore e la nostra forza di volontà supererà tutto, tutti gli ostacoli. Vi giuro che ne stiamo avendo tanti e purtroppo veramente veramente difficile. Quindi se anche voi state in queste situazioni particolari, non vi abbattete. Pensate che ogni cosa che succede, anche un imprevisto, un intoppo, una cattiveria da parte di qualcuno o qualcosa, una ferita, una delusione, anche un semplice imprevisto, tutto serve per fortificarvi, per farvi godere di più quando avrete quella cosa. Insomma, a cosa serve abbattersi? Quindi io l'ho già fatto tanto, quindi oggi non mi abbatterò. Food speak! Mi mangio la barretta che mi tira su. Amore, che stai facendo? Stai in crisi? No, amore, guarda qua che ho fatto. Sono andata a prendere la valigia. Ho trovato il biglietto di New York. E là ti vanno a pezzettini in New York la valigia. Però questa valigia è bella, falla vedere. Questa è la nuova che ho comprato. Sembra già vecchia, cioè una volta l'ho messa, solo quando sono andata a New York. Perché tu abbiamo fatto un Cioè, viaggio guarda l'altra parte qua, del già si è mondo, amore. sporcata. Ma si lavano le Sì, valigie, secondo te? si porta in lavanderia. Oppure Dobbiamo lavarla. con una spugnetta. Guarda che la mia patatina, è vero? Patatina, ragazzi, guardate che ho comprato a Pupi questo coso, perché lei mangia sempre i pupazzi, faccio vedere. Tipo per esempio questo è il pupazzo che le portammo da New York. Lei lo mangia, però queste robe poi, cioè, fanno male ovviamente se lei le inghiottisce. E anche le spugnette ci sono dentro, e quindi ho pensato di comprarle questo qua, che è proprio per cani, ed è tipo una pelle di, non so, di qualcosa. E lei lo sgranocchia, però non so se va bene, perché comunque lei è un cane piccolo, però qualcosa le devo dare, perché lei vuole proprio, vuole sgranocchiare, mangiucchiare, però alla fine poi mangia sempre pupazzi. Questo e questo, quale vuoi a mamma? Scegli, quale vuoi? Prendi uno, prendilo. Prendila mamma, prendi. Prendi. Quale vuoi? Prendi. Ah, già l'hai fatta la pappa. Prendi, dai. Quale vuoi? Vuoi questo o questo? Ecco. Oh, ha preso quello. Hai visto? Le piace alla fine. Però secondo me è troppo duro. Ma non è che si fa male i denti? L'hai visto? Ci piace? Ma te sei un cane piccolo, ma che devi fare? Buongiornissimo ragazzi, benvenuti a questo nuovo vlog. Chi è che mi rompe le scatole? Sto vloggando. Ragazzi, oggi è un nuovo vlog stupendo. E io mi sto facendo bella perché dobbiamo andare a scattare. Abbiamo un po' di shooting. E mi sto facendo prima la maschera purificante e poi una idratante. Mi sono boffata di burro cacao balsamo labbra. E così, anche prima, io faccio sempre così, quando so che il giorno dopo devo fare foto, cose, mi metto molte cose, tipo ho messo l'olio di argan, dopo ve lo faccio vedere, comunque ho messo quello di Apiarium, che è ottimo, infatti anche voi lo comprate in tantissime su caritashop.com, perché quello è ottimo, sia per i capelli che per la pelle, lo metto sulle unghie per rinforzare, comunque ho messo quello, poi ho messo abbondante crema, vado a dormire. Sia sul viso che sul contorno occhio. Adesso mi sto facendo la maschera purificante, questa qua ai sali del Mar Morto, che io la amo letteralmente questa maschera, perché vi toglie tutte le impurità, i puntini, i brufoletti, tutto, anche le macchie, cioè la pelle diventa proprio più pulita già dalla prima volta che la fate. Quindi mi faccio prima questa, non la faccio stare tantissimo questa qua perché subito agisce, e dopo mi vado a fare questa qua, quindi zac zac subito dopo questa qua, che è l'anti-age illuminante, quindi shining. Questa qua è la anti-age illuminante, appunto la maschera effetto glow illuminante idratante, che io amo tantissimo. Amore,
Tia, che bubi, piccola. Comunque questa qua è di Apiarium. Comunque ovviamente vi metto il link nel box informazione sotto, li trovate su caritashop.com, li abbiamo riforniti. Dopo mi tolgo questa, mi metto questa qua e la faccio stare questa qua invece di più, tipo 20 minuti, mezz'ora, la potete far stare tanto, vabbè anche 10 minuti, dipende dal tempo, però è ottima, ricca di burro di karité, di estratti illuminanti, quindi fa un effetto proprio rimpolpante e illuminante del viso, proprio più compatto, più bello. Quindi poi dopo, quando vi truccate, se fate tutte queste cose, avete l'effetto pelle di porcellana, pelle perfetta, se avete trattato bene la vostra pelle. Molto spesso non è il trucco ma è la pelle che dà questo effetto. Per la colazione, guardate qua, ieri avevo voglia troppo di biscotti, ho detto no, io devo avere in casa un pacco di biscotti almeno sani, insomma, per quelle volte mi vengono voglia di biscotti, che a volte mi viene voglia di biscotti, e quindi ho detto me ne compro qualcuno sano. Allora prima ho preso questi qua, ho guardato tantissimi biscotti, e questi qua stranamente, perché non mi fido mai di queste marche molto commerciali, erano i migliori dal punto di vista nutrizionale, che avevano meno grassi e meno zuccheri, perché effettivamente contengono anche meno zuccheri e grassi di tanti biscotti invece denominati magri, magri, dietetici, eccetera. Quindi alla fine ho preso questi qua, adesso li proviamo, adesso sono indecisa. Poi ho trovato questi qua, che questi mi ricordo una volta me li portò mia mamma da non so dove, tipo non so, dalla Germania. Comunque ho trovato questi che erano tipo nascosti, e questi sono super super light, cioè questi sono proprio senza zuccheri, perché hanno il dolcificante dentro, quindi veramente sugar free, quindi sono proprio super dietetici, e sono tipo i cookie. Adoro, infatti penso me ne andrò a comprare una caterva. Se li trovate, prendeteli, ho trovati al Sole 365, quindi marchio di solito Selex, Sole 365. E, però questi non sono italiani, vedete, infatti mi ricordo benissimo che me li portò mia mamma da non so dove. Poi le mie solite fette biscottate integrali che mi chiedete, io prendo sempre queste, sono le migliori, con olio extravergine d'oliva, sono biologiche, sono buone davvero. E poi ho preso questi qua, questa è la prima volta che li prendo, con crusca. Questi sono super croccanti da mettere nel latte e regolarizzano tanto l'intestino, capisci? A me mi piacciono un sacco questi qua croccanti, e quindi adesso non so cosa scegliere, ma penso che proverò questi qua, perché questa già so che sono buoni, mi ricordo benissimo che sono buoni, e invece sono curiosa di provare questi. Poi lei prende i giochini e anche i miei calzini, è vero? Lei vuole la pappa, invece di pupi, recensione pupi. No, davvero, a pupi ho preso questa, che me ne parlò una dimostratrice, una cosa del genere, e alla fine è proprio, è made in Italy ed è tutto naturale, di questa marca. Non so se voi la conoscete, però dopo averne cambiati tanti, questo mi sembra quello che ha proprio più ingredienti. Questo è al merluzzo, l'abbiamo preso, una cosa un po' dietetica, insomma, perché lei essendo sterilizzata tende a ingrassare. Fatemi sapere come marchio voi, se lo reputate buono. Cioè a me, secondo me sembra buono, anche dalle immagini, ho letto anche gli ingredienti. Vieni, dai, fai la pappa, vieni. E questa ciotolina che non fa cadere, vero mamma, i croccantini fuori? Dai, per mangiare. Ti dà fastidio, ti dà fastidio. ASMR. Vabbè, ti lascio in pace. Ragazzi, ho appena tolto la maschera, sali del mar morto, e vi giuro non ho più un punto nero, adoro. Però il viso è un pochino arrossato, cioè si sente, no? Anche per questo vado a mettere la maschera idratante. Quindi adesso mi vado a mettere questa quanti age illuminante che ho fatto vedere prima, e la lascio in posa una ventina di minuti. Ragazzi, ho messo la maschera, questa qua, ottimissima, come tutte le cose che trovate sul mio shop online, però è vero, è fantastica. Come avete visto l'ho messa anche, adesso ce l'ho già da 5-10 minuti, man mano un po' si assorbe, quindi mettetene tanta, e la mettete anche sul contorno occhi, perché questa fa effetto anche contro le occhiaie, le rughettine, segni di espressione. La mettete qua, che a volte ci sono le rughettine, la mettete sul contorno labbra, sulle labbra, però non parlate, vi fa anche impacco e nutrimento, le labbra dopo sono più rimpolpate, quindi la mettete tipo anche sul collo, sul décolleté, è ottima, e fatela stare più tempo che potete, perché è veramente magnifica, la pelle se la succhia e dopo è stupenda. E adesso mi vado a mangiare le gocciole. Facciamo un tuffo, gocciola. Ragazzi, mi sto abbuffando di gocciole, sono buonissime. Approvate.
Ogni tanto però, perché non è che sono proprio light, proprio, però ci sta. Ragazzi, eccomi, sono prontissima. Ma mi sono fatta un trucco molto neutro, molto naturale, in cui ho abbinato questo rossetto a questa tuta che è stupenda. No vabbè, comunque vedrete le foto su Instagram. Adesso devo andare perché sennò Armando mi uccide. Adoro, i capelli li ho fatti lisci, mi piace, comunque una pelle fantastica, adoro. Dopo vi dico anche cosa ho usato ieri sera, così potete fare anche voi questo trattamento notte. Adesso scappo. Grazie scenetta, con una cosa che a me piace un sacco, vero amore? Io l'adoro. Amore, questa qua, la mia salsina, che ripetiamo poiché me lo chiedete sempre come è fatta, ormai ve lo dirò sempre, perché c'è sempre qualcuno che me lo chiede. Allora, rucola, stavolta ho messo anche un po' di lattuga, se no metto solo rucola, basilico, salsa di soia, limone, un po' di salsa di pomodoro, un po' di aglio, un po' di sale, un po' di olio, salsa di soia l'ho detto, e un po' di peperoncino o tabasco. A te, mamma. Vabbè, un pochino. Poi qua abbiamo fatto un bel filetto di salmone fresco, ovviamente fresco, pesce tanto, solo fresco in questa casa, vero amore? Il nostro pesce di fiducia che ce l'ha sfilettato. Insalata, avocado, questo è buonissimo, fatto bello maturo, pezzettini con sale, pepe e limone, viene sì, buonissimo. L'avocado che sta... L'avocado e il cetriolo, tutto condito dalla salsina, e qua abbiamo anche il nostro riso basmati, due belle ciotoline di riso basmati. Amore, buon appetito, amore. Buon appetito. Qua ci sono anche le melanzane che ho fatto ieri e le ho conservate, amore. Dopo te le riscaldo se sì. Le vuoi. Va bene, amore, ti piace questa ceretta? Ottimo. Buon appetito, c'è anche Pupi. Buon appetito, Pupi. Se voglio far vedere, questo è l'olio di argan che vi ho parlato, che appunto utilizzo la sera. Proprio come trattamento di bellezza, questo è ottimo, è biologico ed è spremuto a freddo di Apiarium, lo trovate ovviamente sul mio shop online. Ragazze, ve lo consiglio, io faccio massaggi sul viso, anche sul contorno occhi, sul corpo, antismagliature tonificante, sui capelli faccio degli impacchi, veramente è miracoloso. Quindi ve lo volevo far vedere perché appunto a inizio video avevo detto sta cosa, lo massaggio, prima faccio uno scrub, poi massaggio questo e metto una crema idratante, è veramente favolosissimo. Amore, buongiorno. Buongiorno. Amore, secondo te come starei con il carré? Guarda. No. A me piace però, sai amore. No. Comunque ragazzi, siamo qua davanti al PC dopo cena. La cena che ho fatto era buonissima, vero amore? Ti è piaciuta? Amore, già sto dormendo. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare, amore? Dobbiamo fare i pagamenti. Pare sempre. Comunque, ragazzi, la cosa che vi volevo dire, anzi vi volevamo dire, è del nostro viaggio, vero amore? Il nostro prossimo viaggio, vi vogliamo svelare la meta, che sarà... Quarto beach. No, sarà... Allora, praticamente un po' di tempo fa, non so se vi ricordate, che io andai a Ibiza. Quando andai a Ibiza, andai un giorno a Formentera e mi innamorai dell'isola e dissi un giorno io tornerò a Formentera. Però non ad agosto perché è affollatissima e abbiamo deciso noi di andare a fare una vacanzina prima dell'estate, quindi a breve. Preciso non vi sappiamo dire ancora perché ancora non abbiamo prenotato, anzi chiediamo il vostro aiuto, vero amore? No, chiediamo il vostro aiuto perché consigliateci un come dire, un hotel o comunque un residence bello, perché vogliamo andare, sì, vogliamo andare in un hotel che sia comunque un residence sul mare, vicino al mare, comunque ci vogliamo proprio rilassare. Sì. Vogliamo che sia, sì, vogliamo che sia proprio sul mare e sia anche bello, carino, bellino, sai, proprio un bel hotel. Quindi consigliateci, vero amore, consigliateci qualcosa di bello, dai, perché su internet abbiamo visto qualcosa, però non abbiamo trovato nulla di proprio bellissimo, vero? Quindi aspettiamo, consigliateci nei commenti, dai, qualche bello hotel a Formentera e poi vi aggiorneremo sulla data, comunque speriamo a breve perché io ho bisogno di una vacanza e non ne posso più. Sì.
anche perché poi stiamo lavorando tantissimo in questo periodo, perché ci abbiamo un sacco di progetti, stiamo facendo infatti un sacco di cose, perché usciranno varie cose, quindi stiamo lavorando un sacco e quindi ho bisogno di svagarmi anche. Quindi adesso vi salutiamo e aspettiamo sì. I vostri commenti, dove ci consigliate dove andare a Formentera. Ok. Buonanotte. Buonanotte. Crazy.